Buongiorno a tutti ragazzi, adesso parliamo perché la pazienza è veramente finita. Avete capito? Cioè, allora, spiegatemi, raga, che cosa vuol dire cominciare il campionato con i playoff e i playout? No, questa cosa la dobbiamo chiarire perché io impazzisco, io spacco qualcosa, spacco oggi, non ne posso più. Io devo urlare, mi devo fare sentire qua, oh. Ma io spacco qualcosa, ma forse non ci siamo capiti, ragazzi. Allora, i playoff e i playout si fanno nel mio paese, che già fa cagare di sé, ma quello è un altro discorso. Già fa cagare di sé, una puttanata enorme, che le prime sei si devono scontrare tra di loro, cioè devono giocare andata, ritorno, quindi devono giocare, guarda caso, 10 partite di merda. E dopo, però, il settimo posto non può, comunque, settimo, ottavo posto non può, non ha a che fare, diciamo, con le prime sei. Mi dovete spiegare, allora cosa facciamo? Facciamo così, raga. Scusate. Allora, noi prendiamo dalla... Scusate, i playout, facciamo i playout. Vi do un esempio. Prendiamo dalla ventesima fino alla sedicesima. Allora, scusate, prendiamo queste squadre. E le altre? Le prendiamo dal sesto posto al primo posto? E le altre? E io mi chiedo, e le altre che cacchio fanno? Raga, che... Cioè, tipo, io il mio Milan, che cazzo fa? Sta a casa a... Allora cosa si allena a fare? Voglio dire, capite il mio senso? Io non lo so cosa passa questa federazione, ma veramente state dando i numeri. Cosa ci vuole? Non ci vuole un genio. Non lo so, ragazzi, io sono incazzato nero. Basta che riparti con gli stessi incontri di merda, che tanto ragazzi mancherà 12 partite, fa niente, però fai 3 partite a settimana e lo finisci più o meno in giro di 3-4 settimane, lo finisci, sto male a giocare più alto, cazzo, cade tutto qua. Io non ce la faccio più così, io non arrivo sano a fine anno con voi. Ma perché la Germania può ripartire e noi non ripartiamo? Ma qui pure sto governo, ma decidiamo cazzo fare, mamma mia, decidiamo... Cazzo fare con sto campionato di merda? Mi tocca vedermi la Bundesliga, che per carità è un bel campionato, però voglio vedere la Serie A. Merda, 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 voglio la Serie A, cazzo. Poi un altro problema voglio dirvi. Allora, io mi faccio mille domande, adesso ve li pure propongo. Perché vi dico, raga, se noi ricominciamo il campionato, cosa vuol dire allora? Anzi, si dimezzano anche i punti, per chi non lo sa come funziona il meccanismo playoff playout, io lo so a memoria comunque, quindi lo spiego io. Si dimezzano i punti, quindi vediamo un po'. Prendiamo... Cazzo, prendiamo... Non lo so, prendiamo una squadra che abbia 50 punti, non so, la Juventus che c'è l'Inter. Dimezzandolo vai a 25, a 30 punti. Raga, ma siete matti? Ma siete matti! Voi siete una razza di matti. Che dividendo i punti, allora vuol dire che ritornano tutte a meno 2 punti. Wow! Bello! Bellissimo! Allora cosa vuol dire? Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la Roma del cazzo di cane può vincere il campionato? Tutto rispetto per la Roma, non nulla contro Romani. Però è falsato questo campionato. Se dobbiamo cominciare con playoff playout, non cominciamolo nemmeno, cazzo. Nemmeno, perché non ha senso. Perché ragazzi, non ha senso ricominciare il campionato con playoff e playout. È un meccanismo veramente inutile. Non siamo nel basket, siamo nel calcio. Il calcio va giocato con la classifica normale, Madonna. E basta, ragazzi. E basta. Veramente, io non lo so, non ho parole, non ho fatto questi sfoghi da tanto tempo, ma adesso li devo fare. Mi ho sputato pure Superman, è sputato, è uscito fuori. Cioè, adesso voi dovete capire questa cosa, che non è che ci vuole un genio, ok? Però dovete decidere, pure caro governo, io, caro Conte, allora io non parlo qua della politica, ma vi voglio dire, Conte, mi vuoi dare una decisione? Voi di raga, giocate, e poi pure sti calciatori, ragazzi, sti viziati qua. Io vi dico, i viziati devono andare in ritiro, ragà. Oh, voi dovete andare in ritiro, calciatori. Non è possibile che fate, ah, io non ho un ritiro, no. No, in ritiro forzato perché adesso è l'emergenza pura. Cosa vuol dire? Che tutti lavorano, hanno ricominciato a lavorare e voi state a casa? Cioè, l'economia deve andare avanti, pure col calcio.
Detto questo, fatemi sapere la vostra perché veramente è uno schifo totale. Perché io non mi posso leggere addirittura che la Roma che non ha fatto nulla, non ha fatto nulla. E io sono fuori, io che voglio lottare, io e l'Hellas Verona che vogliono lottare per l'Europa League. Perché comunque, cazzo, l'Hellas ha fatto pure una stagione della Madonna che noi in Milan non meritavamo un cazzo. Ok ragazzi, però l'Hellas merita qualcosa di più. L'Elas che è arrivata fino a lì e dico, cavolo, caspita, magari si guadagna qualche soldo, cresce sto campionato, ma voi lo rovinate. Come cosa mi tocca vedere pure sta Roma di merda che comincia il campionato. Che pure, allora ragazzi, sapete una cosa, quest'anno diciamola tutta, scusate adesso. La Roma quest'anno ha avuto tanti fortunati. E che possa giocarsi lo scudetto, ragazzi, mi gira un po' le palle, voglio dire, ragazzi. Non è che puoi vincere un campionato con uno dei scappati di casa. L'Inter, la Lazio, la Juve, ok. Si vede, sono più avanti di noi con 2-3 gradini, anche perché comunque la Lazio ha avuto questa exploit pazzesca adesso nell'ultimo tempo. Però io non posso leggere queste robe. Voi siete una razza di matti. Voi adesso, io spero veramente che non fate questa maledetta scelta. Perché comunque sono 12 partite, piuttosto mi annulli due partite, ultimi due incontri, non li giochi, li annulli e basta. Però così no. Fatemi sapere la vostra, ragazzi.